Se oggi noi possiamo dire che siamo sulla buona strada o per avere già individuato o per essere sul punto di individuare i responsabili di questi attacchi inaccettabili, lo si deve anche al fatto che c'è una videosorveglianza che ha aumentato la sua capacità di efficienza. Non voglio drammatizzarla, ma queste sono le metodiche, che naturalmente non c'entra nulla, adesso non vorrei che nessuno che pensasse che le baby gang sono terroristi, diciamo, non è, ma sono metodiche di carattere terroristico, cioè l'idea di colpire a caso. Di colpire perché si è casualmente in un posto. Non c'è una ragione. È il fatto di trovarsi in un posto. Dentro il quadro di controllo del territorio già predisposto dalle forze di polizia, in maniera immediata sarà ulteriormente aumentato l'aliquota di controllo del territorio con reparti straordinari che arriveranno a Napoli per circa 100 unità e saranno utilizzati nel controllo del territorio con un programma che noi abbiamo chiamato Sicurezza Giovani. E cioè queste 100 unità saranno finalizzate dentro il contesto di controllo del territorio, dentro appunto la finalità di intervenire nelle zone più frequentate dai giovani, dove ci possono essere momenti di passaggio, cioè trasmettere un senso di una sicurezza mirata soprattutto ai giovanissimi. Che gli diano il senso che le istituzioni e lo Stato sono a fianco a loro e che appunto vivere la loro vita non significa cambiare le loro abitudini. Noi non possiamo consentire a nessuna baby gang di far cambiare le abitudini alla stragrande maggioranza dei giovani di questa città.